Torna per il terzo anno consecutivo Adriatic Green Trail, la manifestazione cicloturistica che permette ai partecipanti di scoprire le bellezze del territorio, le eccellenze storiche ed enogastronomiche. Quest'anno l'evento si svolgerà nelle giornate del 5, 6 e 7 aprile. Ogni giorno ci sarà partenza e arrivo in un casolare sito a Santa Maria dell'Arzilla, la Magione, da dove partiranno i vari percorsi giornalieri. Il primo giorno sarà la volta di Fano, poi avremo Urbino e il terzo giorno l'apoteosi finale a Pesaro. Ogni giorno verranno proposti percorsi corti da 50 km, medi 80 km o lunghi 120 km. Appassionati ma anche semplici turisti percorreranno sentieri e strade secondarie, attraverseranno oltre 30 borghi del Pesarese, dalle colline al mare, ognuno al suo passo. Ci saranno eventi collaterali alla manifestazione, quali la pedalata alla scoperta della Fano romana che si terrà il 4 aprile, soprattutto per i partecipanti anche da fuori. Invece il 7 aprile è prevista una pedalata family con doppia partenza da Arco d'Augusto, Fano e Pala di Pomodoro Pesaro e ci sarà l'arrivo a Santa Maria dell'Arzilla dove la Proloco allestirà un pastaparte finale per tutti i partecipanti. Per le iscrizioni basta andare sul nostro sito internet, quindi adriaticgreentrail.it, dove ci sono tutte le informazioni per poter partecipare. Adriatic Green Trail è uno degli eventi primaverili più attesi. Anche in questa occasione promette di essere un'esperienza unica per i partecipanti, unendo sport, promozione turistica e valorizzazione culturale e sociale del territorio. La manifestazione cicloturistica vede il patrocinio di Confartigianato Imprese, Ancona, Pesaro e Urbino. Supporta tutte queste iniziative, soprattutto quando a scoprire i nostri territori e i nostri artigiani sono le associazioni che sono presenti sul territorio e che fanno capo alle persone, okay, che sono presenti sul territorio, ecco, che grazie ai loro occhi riescono a dare lustro e bellezza ai nostri territori. Ecco.